Cristo risorto, buona giornata carissimi fratelli e sorelle. Dal mattino lasciamo che la gioia del Vangelo accompagni la nostra vita. Apriamoci alla parola di Dio che anche oggi ci dona un nuovo zelo, nuovo entusiasmo per il dono della vita. Leggiamo il Vangelo secondo Luca, capitolo 21, dal versetto 20 al 28. Quando vedrete Gerusalemme circondata da eserciti, allora sappiate che la sua devastazione è vicina. Allora coloro che si trovano nella Giudea fuggano verso i monti. Coloro che sono dentro la città se ne allontanino e quelli che stanno in campagna non tornino in città. Quelli infatti saranno giorni di vendetta, affinché tutto ciò che è stato scritto si compia. In quei giorni guai alle donne che sono incinte e a quelle che allattano, perché vi sarà grande calamità nel paese e ira contro questo popolo. Cadranno a fil di spada e saranno condotti prigionieri in tutte le nazioni. Gerusalemme sarà calpestata dai pagani finché i tempi dei pagani non siano compiuti. Vi saranno segni nel sole, nella luna e nelle stelle, e sulla terra angoscia di popoli in ansia per il fragore del mare e dei flutti. Mentre gli uomini moriranno per la paura e per l'attesa di ciò che dovrà accadere sulla terra. Le potenze dei cieli infatti saranno sconvolte. Allora vedranno il Figlio dell'uomo venire su una nube, con grande potenza e gloria. Quando cominceranno ad accadere queste cose, risollevatevi e alzate il capo, perché la vostra liberazione è vicina. Amen. Carissimi, siamo negli ultimi giorni del tempo liturgico, dell'anno B. Ecco perché ormai da due settimane ci stanno accompagnando queste letture con un tema escatologico. Nel Vangelo di Matteo si chiama proprio il discorso degli ultimi tempi. Eschatos, in greco ultimo, significa quindi ciò che deve venire, ciò che sarà la fine. Ecco che anche oggi Gesù parla della fine dei tempi e della sua seconda venuta. Questo tema ha accompagnato i cristiani, ma addirittura anche gli ebrei nell'Antico Testamento, quindi la fine dei tempi, e non ha mai smesso di staccarsi dalla vita dell'uomo. Tanto che dopo che Gesù è risorto, i suoi discepoli pensavano che era questione di pochi anni e lui sarebbe ritornato, anche le prime comunità cristiane. E pensate che nella storia della Chiesa si racconta, e possiamo leggerlo nei libri, in tanti luoghi comuni, che sempre in diverse epoche si è pensato che stava per finire il mondo. Pensiamo solo all'anno 1000, quello che c'è stato prima di questa attesa, e il mondo non è finito. Pensiamo all'anno 2000, addirittura ci sono persone che hanno cambiato vita, si sono trasferite in Terra Santa per attendere la venuta di Gesù e non è avvenuta la fine del mondo. Ancora oggi alcuni pensano che tra poco arrivi. L'uomo è in qualche modo sempre accompagnato da questo pensiero. Quando avverrà la fine dei tempi? Ecco, di fronte a questo tema escatologico abbiamo tre modalità di risposta. La prima è quella più comune, è di coloro che non ci pensano molto, che si dice: ma a me non mi importa, io vivo la mia vita, mangio, bevo e vivo ogni giorno e cerco di godermi quello che ho. E quindi l'aspetto della fede non interessa. Però ci possono essere notizie catastrofiche, però non relative alla fede. Il secondo aspetto religioso è fondamentalista. Quello che poco fa vi ho detto. L'anno 1000 finisce il mondo
attenzione, attenzione, non è mai finito. L'anno 2000 finisce il mondo, non è ancora finito. Addirittura quando noi iniziamo a mettere delle date. Ma pensate che questa storia è tutta nella parola di Dio. Abbiamo la comunità dei Tessalonicesi, quindi in Grecia Tessalonica, che vivendo pochi anni dopo la risurrezione di Cristo, è stata evangelizzata da Paolo, questa comunità, hanno avuto davvero una vita disordinata, una vita così piena di agitazione e confusione, perché pensavano che la venuta di Cristo fosse imminente. Ecco che nella seconda lettera ai Tessalonicesi San Paolo dice, capitolo 3, versetti 11, sentiamo infatti che alcuni tra voi vivono una vita disordinata, senza fare nulla e sempre in agitazione. Addirittura alcuni di questi Tessalonicesi hanno smesso di lavorare perché pensavano che Gesù dovesse tornare da un giorno all'altro. E San Paolo dice al versetto 10, ecco la regola che vi ho lasciato, chi non vuole lavorare neppure mangi. Questioni molto pratiche, pastorali, teologiche, ma di fede. Quindi ci sono dei cristiani in questo atteggiamento di agitazione. Oddio, ecco, viene la fine dei tempi, sarà in quell'anno preciso, tanto che Gesù ha detto che non si conosce né il giorno né l'ora, eppure c'è questa tensione molto fondamentalista che però turba l'animo nostro e degli altri. La terza modalità è la risposta che San Paolo fa ai Tessalonicesi di fronte a questa agitazione. E anche la risposta che oggi abbiamo ascoltato da parte di Gesù. Cioè, Prima Tessalonicesi 5, 1. Riguardo poi ai tempi e ai momenti, fratelli, non avete bisogno che ve ne scriva. Infatti sapete bene che il giorno del Signore verrà come un ladro di notte. Ecco che San Paolo si rifà a ciò che Gesù stesso aveva detto, che questo giorno verrà improvviso. E poi San Paolo dice, versetto 6, non dormiamo dunque come gli altri, ma vigiliamo e siamo sobri, perché siamo figli della luce del giorno. Questa terza modalità di risposta a questa attesa escatologica è una vita di equilibrio, una vita di sobrietà, una vita di vigilanza, una vita di preghiera, una vita di speranza. Continua dal versetto 13. Vivete in pace tra voi. Vi esortiamo, fratelli, ammonite chi è indisciplinato, fate coraggio a chi è scoraggiato, sostenete chi è debole, siate magnanimi con tutti. Cercate sempre il bene tra voi e con tutti. Siate sempre lieti, pregate ininterrottamente. In ogni cosa rendete grazie. Non spegnete lo Spirito Santo. Fratelli e sorelle, San Paolo oggi ci sta incoraggiando di fronte alla fine dei tempi. Non viviamo in agitazione. Riponiamo in Dio la nostra fiducia. Viviamo in pace tra di noi. Ricerchiamo l'armonia. Ricerchiamo la gioia del Signore. Preghiamo ininterrottamente. In ogni cosa benediciamo il Signore. Quanto è importante, carissimi amici. Tanto che Gesù stesso oggi lo dice, di fronte a tutti questi segni dei tempi che Lui dovrà ritornare, dice, risollevate e alzate il capo, perché la vostra liberazione è vicina. Carissimi amici, chi spera nel Signore non teme alcun male e vive ogni giorno della sua vita come se fosse l'ultimo giorno, come se quel giorno già il Signore Gesù dovesse ritornare. Quindi è un atteggiamento di gioia, di pace, del pellegrino. Riconoscere che la nostra vita è un pellegrinaggio verso la Gerusalemme celeste, verso la terra promessa che ci attende
dove Gesù ha preparato per noi un posto. Allora oggi risolleviamo, alziamo il capo. Non viviamo turbati, scoraggiati, terrorizzati, pieni di paura, di ansia, che dobbiamo dire a tutti che sta finendo. Carissimi amici, andiamo da tutti, sì, ad annunciare che il regno di Dio è qui, in mezzo a noi, che la parola di Dio è in mezzo a noi. E arde il nostro cuore, arde di gioia. E le nostre comunità cristiane dovrebbero benedire Dio, portare questo annuncio che Cristo è risorto e che Cristo viene a liberarci. Quindi non temiamo alcun male. E facciamo di questo Vangelo di oggi il nostro slogan, perché è la parola di Dio che ci rende liberi. La vostra liberazione è vicina. Amen. Signore Gesù, grazie. Grazie perché oggi mi chiami a riporre in Te tutta la mia speranza, tutta la mia fiducia. Signore, grazie perché oggi vieni a portarmi serenità nel mio cuore, a portare la Tua pace nella mia casa, nella mia famiglia. Che io possa vivere questo giorno alzando la testa verso di Te, verso il cielo, perché Tu, oh Signore, oggi entri nella mia vita, Tu oggi mi benedici, Tu oggi splendi come il sole e doni luce lì dove ci sono le ombre, doni speranza là dove sono scoraggiato. Fa che io possa essere vigile, attento e certo che la Tua venuta sarà per me oggi nel mio cuore. A Te, Signore Gesù, sia sempre l'onore e la gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Cari amici, la nostra liberazione è vicina. Viviamo oggi con il capo sollevato, pieno di fiducia, di coraggio, di gioia, da portare a tutto il mondo. Perché Cristo è vivo, Cristo ci ama, Cristo è con noi. Grazie che mi avete accolto. Buona giornata. A domani. Ciao. Il Signore regna, si riveste di maestà, si riveste il Signore, si cinge di forza. Il Signore regna, si riveste di splendore. È stabile il mondo, non potrà vacillare. Stabile è il tuo trono da sempre. Dall'eternità tu sei. Il